Ciao, ciao, Nazario Nesta. Innanzitutto il mio nome è il tuo da salutare. L'importante è che mi hai consigliato di venire qui in questa bella zona della Valtellina, denominata Valtellina Media. Ma guardate, questa è una zona industriale. Ma industriale di che cosa? Qui fanno i dolciumi valtellinesi per gli Iperal. E intanto saluto il papà di Mattia, che è responsabile dello stabilimento. Mi conosce anche Mattia, lo saluto, la seconda persona che io saluto. E dove sto andando? In un bel bosco, dove prima di arrivare a questo bosco c'è una scuderia. Pian piano mi incammino, sono felice. Grazie amici della Valtellina, oggi mi avete dato un respiro dove il viandante, il girovago, può respirare liberamente, lontano dallo smog, lontano dall'affa di una città come Milano. Ma guardate che bella, con la nuvola che fa da cocuzzolo in mezzo a quelle due valli. Qua sono vicino anche la Val Fontana, dove prima sono stato al caseificio, ho preso 3 etti di formaggio della Val Fontana. Ottimo, da fare il picnic alla casetta di Nazario Nesta. Qua è il sentiero che dopo farò di ritorno, perché adesso sono sceso comodamente col bus proprio al supermercato grande del CRAI, dove Nazario Nesta nel lockdown faceva il rifornimento di cibo. E poi vi dirò, eccolo qui, dove sto andando in questo momento. Guardate, in questa via ho incontrato per la prima volta, il mio cuore ha battuto più forte, una signora dal nome Marilena, e intanto la saluto, dove si è fermata in auto e mi ha detto: venite ragazzi, vi faccio vedere la casetta di Nazario Nesta, perché lei è la responsabile per curarla, per tenerla in ordine, insomma. Spero un giorno di rivedere codesta persona immancabile della sua presenza fisica, in quanto potrebbe essere simbolo di una bellezza, si può dire, pittorica. Ah, Marilena, ecco qua. Qui dove ti sei fermata in auto, sono in Valtellina Media, in provincia di Sondrio, ma quante persone devo salutare qua. Saluto anche l'autista delle Corriere che mi procura una casa in una cascina qua ben organizzata no, ben ristrutturata. Io sono qua, stanotte potrei passare la notte alla casetta di Nazario Nesta, dove ho il cibo per rifucilarmi, c'è tutto. Ma guardate qua che frescura, aumento la velocità, sono in grado anche di correre qua, di correre per vedere questi piccoli ruscelli. Questo qua che vedete sottostante è il torrente Rogna, dove io dopo andrò a fare la doccia seminudo alla cascatella del torrente Rogna per rinfrescarmi, dove l'aria è salobre, l'acqua H2O mi purifica sia il corpo che la mente, perché corpo sana, mente sana. Ecco ragazzi, ma guardate qua dove io sono arrivato, come non si può innamorarsi di questa solitudine, dove però il mio cuore è grande, grande per tutti quelli della Valtellina che mi hanno dato ospitalità. Saluto il cavallo, eccolo là il cavallo, qua c'è vicino la scuderia dove c'è il bagno, la doccia, c'è tutto. Ecco, sono 2 cavalli che oggi vedo. Benissimo, però mi allontano e prendo la direzione appunto del mio sentiero che mi porta a essere liberi in una notte dove la frescura rende la felicità all'individuo. Guardate, c'è la coltivazione delle vignette denominata, guardate, Fracia. Il vino ottimamente buono, qui c'è tutto, non voglio
il tutto, il mondo grande, ma a me basta un mondo piccolo nella vita per riempire la mia persona, il mio io che è pienamente umano e pieno di vita nell'esistere in Valtellina. Aldo, Aldo.